Ca. Pa čemu ti skazala? Ti немножко говорить по-русски. Немножко. Потому что для меня очень удивительно, что я нахожусь в Италии, учусь здесь в основном. И... А что ты учишь? Медицина. Медицина. Да. Я уже получила. Anche lei studia. Io in Iran, vicino a Teheran, ho visto un posto dove tutti gli uomini abitavano in una buca. Sì, scusa. Nella terra, vicino a Teheran. Non ho sentito. C'era un buco in terra e loro l'hanno detto. Poi sì. Quando morivano chiudevano la terra. E mangiavano solo rape rosse. Io non lo so io. Io sono stato a terra nel 1976. Io ancora. Non eri nata. No. Va a vedere la tua. А где ты родилась? Где ты родилась? Что? А я родилась в Уфе. А где город? Какой город? Город называется Уфа. Уфа. Угу. Уфа. Уфа. Это странно. Си, Башкирия. Accanto, вот. No. Giusto. Perché non si innamori mai, ma ami se stessa e il mondo come se lo avesse creato lei. Sì. Ci vediamo, grazie. Ci vediamo. Arrivederci, ciao. 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 Io la salverò, sai Giovanna d'Arco, la salvo, le impedirò di bruciare per sempre, spegnerò il fuoco che la brucia e le dirò, dai, vieni fuori dalla fiamma, vieni a passeggiare con me, Giovanna, se no finirà che ti uccide un'altra volta. Ecco, quello era Antonin Artaud. Questa risposta, eccolo qua, Artaud. Vedi? Questa
La risposta corrisponde alla morte, c'era scritto. Guarda che incredibile, una casa lontanissima. Chissà, si stanno costruendo il luogo. Questo siamo un ragioniere, anzi un commercialista. E lei, guarda, lei è un infinito. Guarda, tre teste che formano un corpo. Segnale. Questo è Cochon. Il nome è Cochon. Vuol dire porco. Madonna. Poi il giudice ogni tanto vedrai. Ecco, ecco Artaud, guarda. Sai che Artaud aveva scelto quella frase di Isidore de Cass, egli avanzava bello come l'incontro fortuito di un ombrello e di una macchina da cucire su di un tavolo anatomico. Fantastica. E lui ha scelto quella frase come manifesto del surrealismo. Guarda Giovanna. Il logo era la televisione del tempo, eh. Quando non riuscivano a domare le rivolte contadine, bruciavano una donna, così quelli dicevano non ci abbiamo da mangiare, siamo distrutti dalle epidemie, però non ci hanno bruciato. E così fa così anche il TG1. Il TG1 ti dice tutti i giorni, la bomba là, quello là è saltato, lo stupro, il ban, sgozzata. Insano gesto, ed è quando che la gente dice guarda, c'è un lavoro orribile, oppure c'è il terrore di non avere nessun lavoro, però non mi hanno sgozzato. Vedendo che bruciavano un uomo, una donna, Giordano Bruno anche, domavano tutti gli impulsi, no, di reazione al potere, che è sempre stato micidiale e spietato. Però com'è puro questo film, com'è straordinario. She was looking at me. She's looking at me. Che spietatezza, la Chiesa, quando amministrava le tasse, riempiva anche le casse da morto. Guarda che piccola che è lei, piccolina. Guarda che meraviglia, c'è una macchina presa a capovolta. Ah, che fantastica, guarda lei, lei sta proprio vivendo la morte. Mio dolcissimo Dio, accetto la morte di buon cuore. Ma chissà se ci sarà un processo di tutto questo dolore che la Chiesa ha procurato. Non credo che sia sufficiente come compenso di tanto dolore la santità. Vabbè, poi ti abbiamo fatto santo, come tu dici, si contentano, ti abbiamo bruciato viva, però dopo diventi santa. Fantastico.
Sembra un fiume sempre più potente, più largo. Questo qui era per terra, vedi, con la macchina presa, guarda che roba. La distesa a terra. Quattro, mancano 3 minuti. 3 minuti, lei non c'è più. Luce in sala, stonk, pittore di buffi. Allora, hai visto che film fantastico, eh? Ma che non usano più il muto adesso, registi? Da 30 anni. L'hanno per scontato che debbano essere per forza. Non usano il muto perché il silenzio è proibito. E poi mica il silenzio, il potere non vuole silenzio, vuole solo... Ma anche forse perché il pubblico non andrebbe a vedere. Ma no, ma il pubblico non è mai esistito, non c'è il pubblico. Ci sono degli esseri umani che vanno lì per scoprire qualcosa di più su se stessi. Non c'è il pubblico. Away to part the glories of this happy day. Così chiama il campo al riposo e andiamocene dunque a spartirci le glorie di questo giorno felice. La giusta mercede, l'acqua della fonte. Andiamo a mangiare, dai.